siamo rimasti tutti a bocca aperta dopo il finale aperto di Gumball. Era il 2019, ma mi sembra ieri. La scuola trasformata, l'ultimo episodio. Così incompleto, frustrante. Ci vuole per forza un film per completare il tutto. E niente, ho delle notizie succulente per voi. Iscriviti al canale attivando la campanella. E guarda che qui sotto c'è l'invito per Discord. Unisciti che non ti mangia nessuno. Sigla! Partiamo subito con uno spoiler. Anche se avrete visto più o meno tutti l'ultima puntata di Gumball, ci sarà sicuramente chi non l'ha fatto. In questo caso fai tap 3 volte a destra per saltare la parte spoiler. Comunque, vediamo cos'era successo nell'ultimo episodio. Tutti gli abitanti di Elmore si stanno trasformando in esseri umani in carne ed ossa, e dietro tutto questo si scopre esserci Rob, l'unico villain effettivo della serie. Dice che in realtà le sue non erano cattive intenzioni, ma prima che riesca a spiegarsi, Tina lo colpisce, facendogli perdere i sensi. Quando si risveglia la Sito è tipo: sta arrivando la fine del mondo, dovevate ascoltarmi! Si apre una voragine e lo risucchia. Chi si aspettava un finale del genere? Ci sono un sacco di cose lasciate in sospeso, io per dire ho ancora l'acqua alla gola. Ed è assurdo, dico assurdo, che una serie bella come Gumball finisca così a caso. Da qui il delirio, gente che si lamentava su Twitter, fan sicuri che sarebbe uscito un film, e intanto dall'altra parte, il silenzio. E poi il famoso tweet di Ben, il creatore, che avevo già accennato in un altro video. Probabilmente la cosa è stata buttata un po' a caso, impossibile ci fosse già una produzione a lavorarci dietro. Ma visto l'entusiasmo dei fan, credo che l'idea sia passata in seconda base. Interessante. Letteralmente significa sono in gestazione, è un po' quello che direbbe una madre che sta per dare alla luce un figlio. Ma nel caso di un artista, cosa potrebbe essere se non un mega progetto in cantiere? Passano i mesi e ormai del film su Gumball non ne parla più nessuno. Fino a quando un fan non pubblica su Reddit un logo fatto da lui. Gumball The Movie. Ora, sappiamo bene come Reddit ci tenga alla privacy degli utenti. È difficile capire se per esempio Ivy è la vera Ivy o una tizia a caso. Fatto sta che un certo Ben ha risposto dicendo: ci sei vicino. Da qui il panico nei commenti. Uno, significa che il film è in produzione, ma soprattutto, quest'utente è davvero il creatore di Gumball. Tutte queste briciole di pane lasciate da Ben non sembrano messe a caso. E infatti è arrivata la notizia che tutti aspettavamo! Il fatto che l'abbia detto la Cartoon Network stessa non ci lascia più nessun dubbio. Deve essere un finale soddisfacente, ma non ho dubbi. Sarà una bomba colossale. Speriamo solo che esca in sala. Non so voi, ma io devo assolutamente vedere Gumball sulle locandine davanti al cinema. Ditemi qui sotto cosa vi aspettate dal futuro film su Gumball. Commentate con un pollice in su se state fremendo per questa notiziona. E ti ricordo per l'ennesima volta di venire su Discord. Il server è bellissimo e ben moderato. Vieni almeno a farci un salto, dai. Alla prossima!